Con un lungo post messo in evidenza sui propri profili social, Mamadou Kanouté fa sapere del suo intervento al menisco del ginocchio destro. Pollice in su per il senegalese, come si evince dalla foto, smorfia tra la gioia ed il dolore perché ha lottato anche sotto i ferri fino all'ultimo, come un vero lupo. L'ex Palermo è stato costretto a giocare sotto sforzo per circa tre mesi e non si è mai tirato indietro. E se al termine della stagione, per la grande maggioranza dei tifosi, è uno dei pochi a meritare la conferma, possiamo capirli. Questo il posto dell'esterno senegalese. Erano Tre mesi che solo, grazie agli antidolorifici e alle terapie ho stretto i denti per dare il mio apporto alla squadra. Purtroppo l'epilogo della stagione non è stato quello che sognavo e speravo. Stamattina mi sono sottoposto ad un intervento al menisco del ginocchio, destro, e grazie al professor Cerulli sarò pronto per l'inizio della prossima stagione e pronto per il ritiro, contento di poter iniziare al meglio il prossimo campionato. Un messaggio d'amore al pubblico repino, un messaggio chiaro, netto anche per il prossimo tecnico dei lupi. Un messaggio che fa capire alla mia societario che nella prossima stagione l'Avellino potrà contare ancora su di lui. Se a dieci giorni dall'esclusione dei playoff contro il Foggia, questa è la fame di Mamadou Canouté, benvenga! Nel gergo sportivo si dice: prima uomini che calciatori, con lui il club è sulla buona strada per disegnare a immagine e somiglianza del nuovo trainer l'Avellino che verrà della stagione 22-23.